Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci in studio, è sempre con noi Enrico Franceschini, podcaster, scrittore, inviato, corrispondente. Grande esperto di spie. Amico nostro. Io subito, siccome oggi parliamo di spionaggi, di spie, abbiamo visto lo sbarco in Sicilia col depistaggio, andremo a vedere un documentario sui nazisti nella CIA, perché gerarchi nazisti furono assoldati nella CIA. A tal proposito volevo approfittare di Enrico per riprendere una grande operazione, un'operazione speciale del Mossad, con l'arresto di, a proposito di gerarchi, di Eichmann. Enrico, ci puoi raccontare che operazione fu quella? Beh, è stata forse l'operazione più straordinaria del Mossad e fu un modo per il giovane Stato di Israele nel 1960, 12 anni dopo la fondazione, per dimostrare che nessuno poteva sentirsi impunito, nessuno poteva sfuggire, che questo piccolo paese avrebbe punito i responsabili dell'Olocausto in particolare e i suoi nemici dovunque si nascondevano. L'Argentina era uno dei paesi in cui si nascondevano, l'Argentina dei generali, l'Argentina della dittatura, che aveva delle simpatie per il nazismo, sarebbe diventata l'Argentina dei generali, già allora era un paese, diciamo, con tendenze di destra e molto populiste. E cosa andò a finire? Che Eichmann era nascosto lì sotto false identità, con la sua famiglia, con i figli, ma un ebreo sfuggito da Dachau, un ebreo tedesco, lo riconobbe, lo segnalò a un procuratore in Germania, questo non si fidava della giustizia tedesca e avvisò il Mossad in Israele. Il Mossad montò un'operazione per andare a, su ordine di Ben Gurion, catturare e portare sotto processo in Israele Eichmann. Non bastava ucciderlo, volevano dare un gesto esemplare, volevano processare con lui l'antisemitismo e il nazismo. E quindi un comando di 15 persone andò in Argentina, si mise a pedinare Eichmann, lo attese davanti a casa e un giorno, con i metodi anche un po' così, non così da James Bond di allora, lo aspettarono con due automobili, avevano il cofano rialzato quando lui scese dall'autobus per tornare nella sua casetta, e uno degli agenti del Mossad, in spagnolo l'unica frase che sapeva, gli chiese: un momentito signore, un momento signore, come dicendo ho un guasto, mi può dare una mano? E lui si fermò, gli saltarono addosso, lo misero dentro la macchina, lo portarono in un rifugio sicuro di Buenos Aires, lo interrogarono, gli fecero confessare di essere Eichmann. Lui forse pensava di cavarsela e invece poi lo tramortirono con del sedativo, lo vestirono da steward della El Al, la linea aerea israeliana, e lo portarono all'aeroporto dicendo ai doganieri: questo nostro collega ha bevuto troppo, si è divertito troppo ieri sera. E nessuno fece domande, venne portato in Israele, processato con avvocati che lo difendevano, con centinaia di testimoni di sopravvissuti dell'Olocausto che lo giudicarono responsabile personalmente della morte di almeno 500.000 ebrei nei campi di concentramento. Eichmann era chiamato l'architetto. E poi c'è la cronaca meravigliosa che viene raccontata nei libri e sui giornali da Hannah Arendt, no? Ci ricordiamo ancora tutti la banalità del male, no? Che viene attagliata a quel processo. Però è rimasta in sospeso anche una curiosità, perché tra poco nel documentario, Enrico, noi vedremo come gli alleati, trovando il tesoro dei nazisti nell'operazione Safe Haven, si servirono di quei soldi per finanziare le operazioni di controspionaggio nella Guerra Fredda. Adesso che c'è una nuova guerra tra Russia e Ucraina, in questo caso, ma che coinvolge anche noi, come opera il servizio di sicurezza russo? Beh, il servizio di sicurezza russo, abbiamo visto in questi ultimi anni, va in giro a uccidere i suoi nemici o i dissidenti con il polonio radioattivo piuttosto che il gas nervino spruzzato da quella che sembra una confezione di profumo, come hanno fatto due volte in Inghilterra. Sicuramente è attivo anche nella guerra in Ucraina, così come penso che siano attivi anche i servizi segreti e le spie ucraine, e si può scommettere anche quelle occidentali. D'altronde, diceva Enrico Franceschini, è questo, la spia, il mestiere più antico del mondo, non altri. Ci vediamo, grazie Enrico Franceschini, il podcast è stupendo, è su Rai Sound, spie, i nazisti nella CIA.